Seul 1988, Gelindo Bordin. È stato il primo italiano a vincere la maratona olimpica. Il ricordo della faccia contratta e concentrata e l'Italia che lo segue. Che emozione sofferta. Poi le braccia alzate e vittoriose. Per le Olimpiadi di Seul 1988, signori Gelindo Bordin. La sua tattica è l'attacco. A Seul è sempre restato nel gruppo e dove fino al 25esimo chilometro, quando il gruppo si è sfaldato, erano rimasti soltanto in tre alla fine. E Bordin è stato il primo a entrare nello stadio olimpico di Seul ed il primo italiano a sorpassare quel traguardo. Ciao Gelindo. Buonasera. Buonasera. Ma certo. Allora, prima ancora di entrare, di fare un discorso serio, io volevo sapere se Bordin veniamo avanti. Tanto è l'unico che ha corso giù dalle scale, eh? Questo è vero, bravissimo, vabbè. Comincia l'Olimpiade dei giovani nell'88. No, volevo sapere se Gelindo Bordin fa ancora uno scherzo che impressionava noi in sala stampa quando lo andavamo a guardare, perché lui faceva finta di rispondere a un telefono, poi si arrabbiava, facilmente arrabbiava, e poi lo scagliava contro il muro ed era un telefonino di plastica. Lo fai ancora questa... Quando capita. Stasera me l'hanno fatto a me, però, non si apriva la porta. Allora, andiamo a rivivere gli ultimi 1000 metri. Che cosa è scattato in quel momento? Che cosa ti ha fatto partire l'idea? Devo andare all'attacco, devo vincere questa medaglia d'oro. Ma è successo per caso, quindi a volte si diventa eroi per caso. È stata una maratona durissima. Gli ultimi 4 chilometri, i miei due compagni di gara in quel momento... Wakiuri e Saleh, l'africano e il keniano e il gibutiano, hanno deciso di lasciarmi per strada, come era venuto a Roma l'anno prima ai mondiali. Per fortuna questa volta loro hanno esagerato, quindi quei 2 chilometri che loro hanno fatto per staccarmi e poi erano pagati. Io non ho fatto altro che correre costantemente, pensando che quello era il ritmo che io potevo tenere in quel momento fino alla fine. Poi Dio ha voluto per quella volta che poi alla fine sono riuscito ad andare a riprenderli, per cui io non ho né aumentato né calato mai gli ultimi 4 chilometri, sono stato con un orologio, ho fatto sempre 3-2 il chilometro, e quindi mi hanno staccato e poi li ho ripresi. Poi dalle immagini sembra, per fortuna, che io abbia pensato di, ma non ho pensato a niente. Solo a far tanta fatica sembra, a rimanere non lì. Sembra. Ma quindi come definirebbe la maratona? Sono 42 chilometri e 200 metri di sofferenza pura. Di grande amore. E di grande amore, ma quindi si può dire quindi a questo punto che è anche uno sport a parte? È uno sport diverso, uno sport di fatica come tanti altri, è uno sport dove la grande fatica arriva solo alla fine, quindi la capacità di gestire una passeggiata di 1 ora e mezza più o meno, insomma, però comunque 30 chilometri si fanno abbastanza facilmente, bisogna essere bravi a gestire lì le energie. Il famoso 35esimo chilometro. Sì. Quindi conservare, perché poi alla fine diventa veramente dura. Insomma, quando soprattutto in gare calde come quelle di Seul, dove c'erano 30 gradi, un'umidità altissima, forse alle 2 del pomeriggio sotto il sole, insomma, è una gara che devi imparare a correre usando il cervello, ma lo impari pian piano da giovane. Insomma, la tecnica italiana poi ha dato grandissimi maratoneti, dopo a me Stefano, che ha vinto, no, magari no, non è qua Stefano, se no, no, ecco, a proposito di Stefano Baldini, ha vinto ancora anche lui l'Olimpiade ad Atene, quindi tra l'altro l'ultima gara dell'ultimo giorno dell'Olimpiade, Stefano Baldini del 2004. Da allora è stato un dominio anche nelle maratone, diciamo così, normali, quelle di Boston, New York, Roma, del cosiddetto continente nero. Che cosa succederà a Londra? Ci sarà una sorpresa o è già scritta questa gara? No, difficilmente, per l'Italia difficilmente avremo dei ragazzi capaci di andare in medaglia, poi speriamo ci portino delle sorprese, ma sarà durissima. Ci sono degli atleti europei che cominciano a correre di un certo tipo, soprattutto un americano che ha corso in 2 ore e 4, quindi ci potrebbero essere delle sorprese, ma io ritengo che si sia scavato già dall'88, da poi, ma arrivare agli anni 2000, si è scavato abbastanza un divario tra gli atleti del continente, dei grandi corridori, che però non hanno niente di diverso da noi. Parlano che scientificamente siano diversi, non sono diversi, hanno solo più voglia di far fatica. Una volta c'erano tanti europei, americani, australiani che correvano dalle lunghe distanze, quindi mettevamo la fatica sul campo, adesso facciamo più fatica ad avvicinare i giovani. Quindi abbiamo
tantissimi talenti che lasciamo purtroppo a scuola per adesso, seduti a giocare col computer. Però l'Italia è un paese di corridori. Ed guardate, è il caso di riprenderli. I più grandi corridori, probabilmente, a parte il Kenya, sono nel Nord Africa, no? Ma un siciliano, quando apre le finestre al mattino, saluta gli africani, non i veneti. Quindi non c'è differenza. Simpaticissimo, grazie. Stefano Capaccioli consegna il premio Fair Play a Gelindo Bordin, mentre il generale Domenico Campione, comandante del centro sportivo Fiamme Gialle, consegna il diploma di ambasciatore Fair Play. Buonasera. Ricordiamo tra l'altro che, come disse Paolo Rosi, che fece un'indimenticabile telecronaca di Bordin, disse che i due più grandi maratoneti all'epoca, dall'epoca delle Olimpiadi e poi ricordando il passato, Pietri e Bordin avevano il nome che confinava con il gerundio, Gelindo e Dorando. Grazie a Gelindo Bordin.